Baghdad 1571. Il filosofo Al-Khaleb è stato incaricato dal dottor John Dee di tradurre dall'arabo antico alcune pergamene appartenenti ad un testo sacrilego, conosciuto con il nome di Necronomicon. Zone ancora relativamente tranquille sono Providence, Innsmouth, Arkham, Dunwich, Red Rock e qualche altro piccolo centro abitato. Molte delle altre città sono state rase al suolo e adesso fanno parte delle cosiddette città senza nome. L'esercito di liberazione, formato da pazzi sanguinari, sembra ben organizzato e spesso prende alla sprovvista i piccoli eserciti di volontari istituiti dalle città assediate. Lo Stato non sembra reagire con troppa determinazione. Si limita a mandare alcuni uomini di sostegno e a fornire armi alle città a rischio. Francamente ci sembra troppo poco per un conflitto che, se sottovalutato, potrebbe allargarsi smisuratamente, divenendo più di una pulizia etnica ingiustificata e folle. Aggravano la situazione e restano ancora inspiegate le misteriose sparizioni nei medesimi territori interessati nel conflitto. Gruppi di soldati governativi sono svaniti nel nulla. Squadre militari di recupero hanno passato al setaccio l'intera zona, ma dei soldati pare non vi sia alcuna traccia. L'ultima sparizione riguarda invece alcuni frati del monastero di Arkham. I confratelli che ne hanno denunciato la scomparsa affermano che il misterioso accadimento non sia legato. La maschera di Hypnos, signore del sonno, che si agita nel cielo della notte, promette profonda conoscenza a scapito della tua misera esistenza. La maschera di Naab, il volto deforme dei grandi antichi, segnerà il tuo viso, lo renderà deforme, e sarai così umile al cospetto di loro. La maschera di Nyarlathotep, il volto del dio senza volto, possiede il potere della visione e aprirà i tuoi occhi
liberando il caos strisciante al cospetto dell'albero sul colle della follia, le cui radici sprofondano nei meandri dell'altrove. Dove siamo qui? Mi risponda, prego, mi risponda. Senti meglio adesso? Sì, grazie. Come ti chiami? Elena. Allora, Elena, mi vuoi dire che ci fai da queste parti? C'è la guerra, è pericoloso. Dovresti startene a casa oppure più al sicuro in un rifugio.
Non lo so. Non ricordo niente. Solo una strana sensazione di paura e smarrimento. E ho corso per campi e boschi. Non ho mai provato un'emozione così sconvolgente in tutta la mia vita. Ho come un vuoto. La mia memoria si è persa. Così come mi sono persa io. Beh, a quanto pare non sei l'unica ad essersi smarrita. Che vuoi dire? I miei compagni hanno attraversato la soglia e non sono più tornati. Quale soglia? Questa porta alle mie spalle, dietro la quale c'è solo oscurità. Scappavamo. Non so da cosa, ma scappavamo. Arrivavamo in questo posto di notte. Ci sembrava ospitale, così decidemmo di fare un bivacco e di fermarci qui fino all'alba. Eravamo 6 uomini, al comando del tenente Salgari. Prima di arrivare qui siamo passati per una città distrutta. Ed è lì che il soldato Warren ha trovato questo libro di oscura provenienza. Tutto ciò che accadde dopo non può essere spiegato. Sfuggi ad ogni pensiero razionale. Quella notte montò di guardia il sergente Clark. E fu lui il primo a sentire. Tenete. Clark. Cosa c'è, Clark? C'è qualcuno in pericolo. Dove? Là dentro. Chi è? Uno dei nostri? No. Dobbiamo fare qualcosa. Chiama Warren. Lo mandiamo in perlustrazione. E sveglia Walker e Carter. E fagli preparare l'attrezzatura interfono. Warren. Warren, svegliati. Warren, preparati. Vai su. Vai, vai dal tenente. Anche tu, cazzo, alzati. Vieni con me, dai. Eccomi, tenente. Ok, Warren. Indosso l'attrezzatura e mettiti la maschera antigas, non sappiamo cosa c'è là dentro. Ora vai in perlustrazione. Mi raccomando, non devi agire. Devi solo osservare e comunicare attraverso l'interfono. Non esporti. E se butta male, porta le tue chiappe fuori da lì. È chiaro? Legatelo. Vai.
Warren, mi ricevi? Sì, tenente. Ho visto dei topi. Mi sono tolto la maschera. L'aria è buona adesso. Dove sei? Credo di essere in una specie di tunnel. Ma non c'è niente di strano per ora. Aspetti, aspetti, vedo qualcosa. C'è una piccola finestra con le sbarre. Entra una strana luce. E si sentono degli spari in lontananza qui, delle esplosioni. Qui nessuno sta sparando, Warren. C'è una scala. Salgo i gradini. Tenente, c'è qualcosa che non va qui. Warren, cosa hai visto? Warren, ti ordino di descrivermi cosa stai vedendo. Warren, non dire sciocchezze, non ce ne andremo di qua senza di te. Ora veniamo a prenderti, stai calmo. No! Warren, Warren, rispondi! Warren, Warren, rispondi, per Dio! Warren! 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 Avanti, ragazzi. Non possiamo lasciarlo là. In piedi, soldati. Organizziamo una squadra di recupero. Clark, Walker, con me. Rapporto munizioni. Io ho un caricatore. Un caricatore? Sei colpi, tenente. Scambiatevi le armi. Carter. Comandi. Tu resti qua con l'attrezzatura radio. Se tra un'ora non siamo tornati, chiama i rinforzi. Sì, signore. Un'ora dopo la loro entrata ho cercato di chiamare aiuto via radio. È fuori uso. Non ci sono cortocircuiti, non è rotta. Apparentemente ha smesso di funzionare questa bastarda. Scusami. Io adesso non so cosa fare. Se andare a cercarli e attraversare la soglia. Oppure se scappare e non tornare mai più. Ma sento come una sensazione che viene dal profondo. È una voce che mi chiede di entrare, che mi invita a passare il confine. Ho paura, ma voglio scoprire cosa c'è là dentro. C'è l'altrove. Cosa? Da sempre qui ad Arkham si parla dell'altrove. È una specie di leggenda popolare. I miei genitori parlavano a me e ai miei fratelli dell'altrove per farci paura e farci stare buoni. Ma i miei nonni mi dicevano che non si tratta di semplici leggende e che è tutto vero. E cosa c'è nell'altrove? Mio nonno diceva che chi entra nell'altrove muore, ma continua a vivere tra atroci sofferenze ed allucinazioni. Pettegolezzi, chiacchiere, chiacchiere. Non è vero niente. E allora perché i tuoi compagni non sono più tornati indietro? Non lo so. Forse hai ragione, non lo so. Posso dare un'occhiata a quel libro? Dio, ma è l'originale. Conosci quel libro? È la copia originale del Necronomicon, curata da John Dee. Ed è in perfette condizioni. Questo volume ha un valore inestimabile. Mi sono occupata di occultismo tempo fa. Credo che ci sia una relazione tra questo libro e i fatti che stanno accadendo. Cosa sta? Non lo so. Ma è meglio che vada a controllare. No, non andare, non voglio star sola. Non ci metterò molto, vado solo in perlustrazione. Forse è stato qualche animale, ma è meglio accertarsene. Stop!
Ehi, ehi, è tutto a posto, non c'è nessuno qui. Ho controllato l'intero edificio. Per questa notte restiamo qui. Ma se entro domani non torna nessuno dei miei compagni, allora andremo in cerca d'aiuto, va bene? Dai, andiamo su. Allontanati da lì, è pericoloso! C'è qualcuno lì dentro. Mi sta chiamando. Merda!
Ma chi è stato a sparare? Warren. Warren. Bravo, Carter. Sei riuscito a portare con te il libro. Ma dove siamo qui? Hai varcato la soglia, Carter. Sei nell'altrove. Questo è un altro mondo. Un mondo più pericoloso del nostro. Dobbiamo cercare di uscire da quest'incubo. Soltanto il Necronomicon ha questo potere. Dobbiamo portarlo al sicuro. Andiamo, tenente, avanti. Carter! Carter! No! Nascondilo. Scappa. Non posso lasciarla così. È un ordine, soldato. Vai! Buona fortuna, Harry.
Sonia. Cosa ci fai qui? Loro mi hanno detto di seguirti. Tu non puoi essere qui. Tu sei morta 15 anni fa. C'è un tale vuoto adesso dentro di me. Loro mi hanno fatto questo. Me l'hanno portata via. Per sempre. Sonia, non capisco. Mi hanno guardato via il frutto del nostro amore. Chi ti ha ridotto così? Tu lo sai chi è stato. E sai anche che cosa vogliono. Il libro. Stanno cercando il Necronomicon. Dai loro ciò che desiderano. E non tortureranno più le nostre anime per l'eternità. Svegliati. Clark? Mio Dio. Ti hanno ridotto male. Non preoccuparti per me. Tu piuttosto hai paura. Ho sempre avuto terrore di morire. Una paura che mi ha seguito fedele per molti anni. Ma adesso è come se la morte fosse qui, accanto a me, pronta a prendermi tra le sue braccia e lenire ogni mio dolore. No, non ho più paura. Non mi riferivo alla paura di morire, Michael. In queste ore scoprirai, capirai che esiste un destino peggiore della morte. Chi ti ha ridotto così? Sai bene chi è stato. Bastardi. Vuoi vedere? Vuoi vedere cosa mi hanno fatto? Prendi le mie mani. Prendi le mie no, mani. No, non prendile. Vuoi soffrire così tanto tu, vero? Tu sai dove è nascosto il Necronomicon. Tu sai chi lo possiede. No. Non dirò una sola parola.
Mi hai fatto paura. E tu chi sei? Non mi sembra di conoscerti. Mi chiamo Virginia. Sono tua figlia. Ti stai sbagliando, ragazzina. Io non ho figli. Mia madre si chiamava Sonia. Tua moglie. E quando lei morì, io ero ancora nel suo grembo. Più di 15 anni fa. Io sono morta. Sono morta prima ancora di nascere. Tu non sapevi nulla. E non hai mai saputo. Fino ad ora. No. Non può essere vero. Sai bene che non sto mentendo. No! Lasciami stare. Lasciatemi stare tutti, maledetti bastardi! Sto morendo. Sì, stai morendo. E se non vuoi soffrire, se vuoi la pace che prima hai invocato, devi dire a loro dove è nascosto il libro. Non esiste nessun libro. I soldati sono ovunque. Si mimetizzano in qualsiasi luogo. Sono nascosti. Ti aspettano. Ma di cosa stai parlando? Degli uomini che hanno donato l'anima loro e che uccidono i propri simili, le proprie famiglie, pur di soddisfare la loro sete di sangue. Ti vedono, ti sono accanto. Soldato.
Sei uno di loro. Io ho visto Dio. Un tempo non ci credevo. Credevo si trattasse di stupide superstizioni. Ma questo era prima. Prima di cosa? Della guerra. La guerra. Sì, deve essere stata la guerra a cambiarmi. Una guerra iniziata centinaia di anni fa. Ma tu credi in un Dio? Non essere troppo frettoloso a rispondere. Lui esiste. Io l'ho visto. Ma non è come ce lo aspettiamo. Loro non sono come ce li aspettiamo. Sono molti. E sono il male. Noi non siamo il gregge di Dio. Per loro noi non siamo nulla. Solo schiavi. Tu sei il loro schiavo. Sono schiavo da più di 500 anni. Ribellati. Sei uno stupido. Nemmeno tu credi in quello che dici. Hai paura. Tutti hanno paura dell'ignoto. Lo sento che hai paura. Sei qui per uccidermi. Tu sei già morto. Io sono qui per aprirti un varco. Allora spara. Tenente. Hanno preso anche lei. Il libro. Di che libro sta parlando? Della Zif. Il Necronomico. Il testo che insegna a richiamare in vita i grandi antichi. E a spalancare i cancelli della trova. L'ultima copia rimasta delle mani di lui. Ne siete proprio sicuri? E poi... non esiste nessuno alla SIF. Forse... forse non esistono neanche loro. Nessuno li ha mai visti. Nessuno... nessuno sa che forma hanno. Sei uno sciocco, Henry. Sai bene che esistono.
Non li hai mai visti perché non ti sei mai soffermato a guardare nell'oscurità. Perché loro sono l'oscurità. Non sono creature che vivono nel buio. Sono il buio. Credi che queste lacerazioni me le sia provocate da solo? Certi esseri umani hanno fatto anche di peggio. Dammi il Necronomicon e gli esseri umani scompariranno dalla faccia della Terra. Mi diede lei il libro. Poco prima di morire. Il libro era avvolto in una specie di fagotto. Le sue ultime parole furono: è un ordine, soldato! Vai! Io fuggii, ma venni ferito da uno dei soldati. Corsi per ore. Bosco, sanguinante in fin di vita. All'alba giunsi davanti a un monastero. Durante il breve periodo che il Necronomicon rimase nelle mani dei frati del monastero di Arkham, questi ne iniziarono una lunga operazione di copiatura, riproducendo il libro in numerosi frammenti e distribuendo ciascuna porzione di esso nelle zone più remote della Terra, rendendo così più difficile il recupero di una versione integrale del libro da parte delle creature delle tenebre. I frati stessi si incaricarono di portare in consegna i frammenti, affrontando lunghi viaggi dai quali forse non vi era ritorno.
sono debole, Nick. Vado a vederti nel montaggio in Bosses. Decandus est, libera cadaver forti dissolvendo, ne caliquid retinendo, tace ut potes. Cosa ho visto attraverso la maschera? Una realtà, una delle tante realtà. Ho visto me stessa, il mio destino, forse. Forse era solamente una visione, un'allucinazione o una specie di sogno che elabora la realtà e la trasforma in un incubo. Certo, alcuni riferimenti erano così precisi, così dettagliati da mettere in crisi ogni postulazione che abbia un senso. Le emozioni, la paura, il dolore, tutto così estremamente realistico. Forse sto giocando col fuoco, ed è per questo che ho bruciato la maschera e gettato la lettera. E lo stesso farò con le altre maschere e le pergamene.
morto.